Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, vlog, o come lo vogliamo chiamare noi. Comunque, questo è un video vlog di tante videoclip, perché non so quanto parlerò, sì, so quanto parlerò, forse più di mezz'ora, ma sperando che lo guardate tutto il video, perché mi piace fare video più di mezz'ora. Non riesco a non parlare troppo, quindi perdonatemi, ma sono fatta così e nulla. Allora, mi ho dimenticato che ho prodotto in bagno, ma se faccio una pausa vado a prenderlo, ovvero se stacco il video poi lo vado a prendere. Stacco nel senso che metto in pausa. Nulla, allora, nel frattempo volevo truccarmi, ma prima voglio farvi vedere, se ce la faccio parlare di Wacom. Cosa c'ho qua? Niente. Ho lo specchio di qua per truccarmi, perché mi voglio truccare in diretta con voi. Intanto accendo lo specchietto, così ho più luce, ma non credo, vabbè. Comunque, Wacom Nail, non so come si pronuncia, vabbè, Wacom Cosmetics, ed è uno smaltino molto bello, mi piace tra l'altro. E ce l'ho sulle mani, sì, è un po' speccato perché io non so stare fermata da nessuna parte, quindi potete ben vedere. Questo è il mio smaltino, è color melanzana ed è ametista. Questo è un ametista numero 260. Non si vedrà mai, però questo è un numero 260, sì, ametista. E mi piace da morire. Sembra un colore melanzana, ma non vi so dire, comunque nulla. Mi ho già messo il burro cacao i Provenzali Bio all'Argan. E nel frattempo voglio farmi tantissime lunghe chiacchierate con voi, perché ogni tanto vado, ogni tanto vengo su YouTube, quindi vabbè. A parte commentare i vostri video, che bazzico di qua e di là per guardare i vostri video, commentarli, ma non riesco sempre a commentare i vostri video perché, come dite voi, anche io ho le mie cose da fare e a volte non commento, ma faccio la premessa che riguardo tutti fino intero, ovviamente, come è giusto che sia. Allora, mi ha portato anche qui la mia bella spazzolina, questa qua, della Elison, presa al Punto Simply, e più mi ho preso dal bagno questa ultra dolce di Garnier all'olio meraviglioso all'argan di camellia. Questo è un olio che metto per i capelli. Sì, vedete, tutta strana perché mi devo ancora pettinare, ma ho la codina, me l'ho fatta in modo più decente possibile per non stare in video come non so cosa, come un mostriciattolo. Però almeno tra poco mi rivedete come il non so. Vabbè, adesso le brutta una troccolo. Non so come si dice, però ci si è capito. Diventerò un bello splendore. Più o meno, siamo lì, diciamo. Comunque, ora mi voglio truccare. Non so ancora che trucco andrò a fare, ma speriamo bene. Lo smalto ve l'ho detto. Mi ho detto cosa applicherò sui capelli. Sì, vi dico già questo burro cacao qui della Butters Bees, non so come si chiama lui, comunque questo che mi è stato regalato da mia madrina di Crazy, ma in realtà mi piace, ma non mi fa impazzire l'odore perché mi dà un po' mal di testa, mal di stomaco, non saprei delle due quale dire, però mi piace come mi colora le labbra, almeno quello ce l'ha, il resto per carità. Mi devo ridefinire il sopracciglia, mi devo dare un'uniformità alle sopracciglia e devo uniformare, se si può così dire. E poi dovrò darle una bella colorata, perché così non so cosa mi sembro. Comunque nulla, ora stacco e vado a prendere la cremina in bagno per farvi vedere che ho applicato anche la crema, oltre a lavarmi la faccia. A dopo. Allora, eccomi qua. Dunque, allora, ho preso la mia bella cremina della Nivea, crema giorno, ma io la uso anche per la notte perché tante volte. Aspetta, scusate l'interruzione. Allora, vi dicevo, questa crema Nivea la sto mettendo sia di giorno che di notte perché alle volte sono pigra a mettere altri tipi di creme per la notte.
di mia, appunto, di mia spontanea volontà, quando sono troppo stanca, vado a mettere la prima crema che mi capita sulla mensola del bagnetto. Quindi vado a mettere questa e tutti lì sono a posto, non c'ho bisogno di altro. Sì, lo so, adesso mi scriverete sotto, ma perché non metti una proprio apposita per la notte? Mi dico, ho Vichy, ma utilizzo Nivea perché non è che la voglio finire in fretta e furia, no. Perché mi ci trovo bene anche con questa, quindi vado pazza per questa crema, quindi tanto di consolazione che mi piace questa crema. Sì, vabbè, questo di sì, mi piace questa crema, ragazze, e la amo, e quando mi viene più comodo uso questa. Mi vedete, non so se mi vedete, ma sono impegnata con questa palette perché mi sta tanto piacendo. Comunque, chiudendo il discorso della crema, mi piace, top. Comunque, se mi vedete col braccio mezzo molliccio, che poi non è molliccio ma è impegnato tenendo la palette, questa è di Jewel Collection Deluxe, sta palette bella specchiata, con brillantinata, non so, un bronzato oro. Comunque, questo è il pack. Questa è la palette che mi piace davvero tanto. Il nome è questo che vedete. Comunque, senza tante storie, vado a prendere Storm, Tactive e Confident. 1, 2, 3. 3, se mi capita prendo anche Replay per metterlo nell'angolo lacrimale dell'occhio. Se mi sentite parlare con un tono che non è consono ai miei video, allora ve lo ribadisco, non sono una scavola scazzata, scusate il termine francese, del mio francesismo, ma è perché parlo tutto d'un fiato, mi viene come in automatico di parlare come se fossi scazzata, ma in realtà non lo sono. Parlo d'un fiato e dovrei prendere fiato, ma non lo faccio, ecco perché mi viene tutta che sembra che sto scazzata, ma non lo sono, vi giuro, giuro in giurello, comunque vabbè, dettagli. E niente, allora, ora dovrei prendere, non so se prendere il pennellino o usare le ditinzole, perché le dita mi aiutano molto per, come si suol dire, come pigmentazione, non lo so, come scrivenza degli ombrettini, non saprei. Vabbè, comunque prendo un pennello che mi conviene. Secondo me il pennello aiuta di più oltre alle dita perché è più igienico, diciamoci la verità. In questo tempo specialmente sto periodo storico, è bene che prendiamo i pennelli, non si sa mai che mi. Vabbè, comunque è così. Allora, vi dicevo, aspettate un attimo che devo guardare una cosa. Allora, vi dicevo, prendo Storm, dell'ombretto Storm, dalla Makeup Deluxe di Jewel Revolution, e prendo Storm e lo metto su tutta la palpebra mobile barra piega dell'occhio, sempre che mi ricordo, perché è una cosa allucinante. Ieri mi sono truccata con le dita, ragazzi, devo dirvi la verità, e non mi ci trovo per niente male, dai, non è male per niente, anzi scrivo di più con come dire, con le polpastrelli che non con i pennelli, chissà perché, vabbè. Comunque, questa palette a me piace tantissimo e scrive molto, molto di più appunto con i polpastrelli che non che con i pennelli. Chissà per quale motivo, boh. Sarà perché, come si suol dire, l'ombretto scrive cioè, il polpastrello più. Non so come spiegarmi, vabbè. Credo che mi sono abbastanza spiegata bene. Si scrive ha più come si può dire? Sì, vabbè, ragazze, oggi non ci sono, non riesco bene a farmi capire. Comunque, spero che mi abbiate capito. Il papastro scrive di più del pennello, questo è quanto. Allora, poi, cos'altro avevo detto che prendevo? Tactive, sì, Tactive è molto bello, ma è più chiarino. Questo qui, Storm, boh, mi piace, ma non è.
Non saprei, forse dovrei calcare di più la mano, ma se scrivo troppo poi sembro che mi hanno pestata, anche se non è così perché sono tutti colori belli accesi. Anzi, belli accesi, ma non sono così da spaventarsi, come si suol dire, non sono eccessivi come colori, su via, da. Oggi faccio così perché così almeno riesco a passare di più. Mi dovevo già fare le sopracciglia, ma guarda un po' che. Scusate il mio stronzaggine, ma potevo farne a meno di colorarmi, cioè di truccarmi e poi farmi le, vabbè, un comment. Oggi va come va, ragazze. Pigliatemi così. Di solito io, se mi conoscete bene, che mi faccio prima le sopracciglia e poi vabbè. Lasciamo stare, va. E oggi chissà cosa mi piglia. Potevo benissimo farmi prima le sopracciglia. Invece anche no. Sono corsa subito a truccarmi. Va bene, no comment. Allora, volevo prendere Tactive Storm. Ecco qua. Sto attenta come mi coloro i. Come si chiama? I? Non veramente, vabbè. Come mi coloro gli occhi, perché da una parte qua l'attaccatura delle ciglia sono delicatissima da. Come si dice? Insomma, da truccare, perché non vorrei che mi facessero allergie. No, allergie in ogni caso non me ne hanno mai fatto, ma sono un po' sull'attenti, sul che va là. Perché non voglio di nuovo causare allergia e né null'altro. Comunque, ci siamo capiti. Allora, vi stavo a dire che. Solo dire, ah sì, la palette mi piace, scrive bene, è bella pigmentata e ha un bel packaging, dico fantastico, ma che mi sono innamorata soprattutto dei colori che scrivono al meglio. Non so, detta così sembra che stia parlando del niente, ma è la verità, fidatevi, è così. Poi, allora, la matita per le sopracciglia è molto bella, che cazzo sto dicendo? Scusate il francesismo, ma oggi chissà perché mi viene a parlare la parolaccia, non si fa, comunque non lo fate, o se volete lo fatelo, tanto lo so che lo farete lo stesso, parlare la parolaccia, come faccio io nei miei video. Allora, sta matita qua, io mi ci trovo bene. Sì, è vero, potevo prendere quell'altra che non so dove l'ho messa. Quella con la mina che voi la aprite e si estrae. Però non so come farvela vedere. Aspettate se la trovo. Non so neanche se è qui o di là. Era quella della Bene, non della Benefit. Sì, esatto. Oddio, stavate cadendo, vabbè. Allora, della The Balm, questa qui della The Balm è molto buona, però peccato che finisce in un batter d'occhio, ha il pettinino che si estrae dal tappino così, e di qui c'è appunto la matitina che ovviamente non ce ne sta più perché finisce in un batter d'occhio. Sì, è buona, ma avete ragione, ho sentito The Women Chic che l'ha provata tempo fa. Si è trovata stra bene, credo io cosa ho sentito io nei commenti sotto il mio video, ma finisce troppo in fretta. Forse per quello che non l'ha più ricomprata, non ne ho capito. Comunque, grazie a Women Chic della tua, come dire, sincera e onesta, commentino. Mi è piaciuto molto il tuo commento. Grazie a Women Chic. Non so come si chiama il nome di Women Chic delle due sorelle, però mi siete davvero troppo care e simpaticissime. Un bacio a loro. Comunque nulla, per nulla dirsi di loro, nel senso sono brave ragazze, ma mi sono troppo simpatiche, devo dire la verità. Le adoro come tutte le YouTuber che ascoltano, d'altronde. Comunque nulla, allora, palette mi sta piacendo, non metto null'altro. Volevo mettere anche Confident, ma. No, non me ne è cascata la voglia, non mi è passata la voglia, ma ho deciso che lascio gli occhi più leggeri possibili. Anche perché mi sono accorta che un occhio è truccato più basso dell'altro, nel senso
Allora, vedete qua, non si vedrà mai, ma da questa parte ho truccato di più in basso e dall'altra di più alto, non capisco il perché. Ora, lo voglio fare simile a quell'altro. Sì, più o meno. Adesso vado, sì, stavo mettendo il pennello dentro la pochetta, ma se puoi. Allora, adesso vado a prendere il pettinino che è sempre quello che mi vedete, scusate, utilizzare per pettinare le sopracciglia, appunto. Perché c'è questa cosa qui? Ah, bello, trovarsi i capelli dentro al pettino, vabbè. E nulla, cosa volevo raccontare di bello oltre a truccarmi? Volevo raccontarvi che stanotte non ho sognato granché bene. Sì, mi stava cadendo la matita, che bello, scusatemi. Sì, perché ho visto che mi piace molto quando vi racconto le mie vicissitudini dei sogni. Sono un po' di cazzacci miei privati, ma vabbè, così. Mi piace molto soprattutto quando vi racconto anche i sogni che faccio. Ebbene, sì. Stanotte ho sognato, non so se voi avete preso in più il sogno che faccio, perché vi racconto veramente di poco, ma adesso vi racconto. Allora, sta matita scrive in una maniera pazzesca, chissà come mai, ma mi piace da matti, ed è molto buona. Comunque, cosa volevo dirvi? Che è la cimitero, chissà per quale motivo, vabbè, oltre a trovare mia madre, che come voi sapete da anni, non c'è più, dal 96 che è mancata, è venuta a mancarmi. Stavo andando da lei a trovarla, la sua tomba, e nel frattempo che giravo e giravo tomba per tomba, da una parte all'altra vedevo questi due leoni. Mamma mia, cosa? Che cosa? Sapeste voi, sapeste. Non so se si dice così o sapeste. No, sapeste, sì, credo che si dica così. Ho sognato questi due leoni che non so se è gente pervertita o gente fasulla o che altro, ma non so se i sogni vuol dire che sono in pericolo o cosa, ma non credo, o se è gente che dovrei stare attenta o addirittura alla larga, perché i sogni che fanno così vogliono dire di non andare in certi posti o addirittura che sia in periferia da sola, perché non si sa mai anche incontro potrei incappare. Ecco perché al cimitero da qui avanti non ci vado più da sola, visto che ho fatto un sogno di, scusate un po' ancora di più l'onestà che dico in modo volgare, ma sogno di merda che ho fatto, ma è la verità, non me la sento più di andare al cimitero da sola, quindi non ci vado più. Però nulla, ragazze, alla fine ho fatto. E sto sogno mi sono sognata che, come appunto vi sto dicendo, non sono. No, la sopracciglia non è il massimo, però vabbè, me la faccio piacere lo stesso. Già, che devo dire. Allora, vi stavo dicendo che. Sì, vi stavo dicendo che praticamente non mi è piaciuto molto questo sogno. Mi sono un po' spaventata, tra l'altro, al non risveglio da questo sogno. E ho detto, ma che vuol dire questi due leoni che stanno? Ho chiesto anche a mia nonna cosa volessero dire. Come a dire, se devi andare al cimitero o vieni con me o vai con tua madrina a trovare la mamma. Perché da sola è meglio che non ci vai, perché appunto potresti incappare in qualche brutto pericolo, o come suol dire, incontro. Quindi come da nonna mi dice una cosa, devo ascoltarla assolutamente. E non fare sempre di testa mia. Perché? Ecco che poi succedono le brutte, come dice lei, conseguenze. Ed è inevitabile poi farle, non farle accadere. Ecco perché io dico sempre: ma cosa vuol dire quando faccio un sogno che non mi si dice quello che io penso, o chiedo, o addirittura desidero? Poi ecco che a volte mi sogno cose strane, anomale. E dico, cosa vuol dire? Così e colà. Cioè, come dire, non fare o non dire certe cose. Ecco il fatto, come il sogno del leone che mi ho sognato, non so se erano due o uno, no, perché erano due. Due leoni mi ho sognato, sì, mi ho sognato, non sognato, ho sognato.
E non erano al massimo, sto sogno, per niente affatto. Come si suol dire, non era divertente. Infatti ho avuto una paura bestia, sia un sogno mentre stavo sognando, ma anche nella realtà del sogno. Beh, bella cosa, strazio. Comunque, vorrei dire che da qui avanti sto attenta a come agisco, dove voglio andare e vado sempre in mezzo alla gente, che è meglio di nulla, Cioè, meglio di nulla nel senso che aspettate. Allora, mi sta facendo questo fissante per sopracciglia, è bello. Non bello, come dire. Sì, mi piace, fissa per sopracciglia, ma più che altro le colora come richiedo io. Scusate la mia voce, ma sto parlando non so da quante, quindi parlare in modo senza quasi tirare il fiato, dire stoppati, riprenditi e poi continua a parlare. Invece lì parlo tutto da un fiato, va bene, comment. Ok, sto colorando anche l'altra sopracciglia che è uscita, non di più, ma una vera schifezza. Ma ormai me la tengo così, che poi devo dire la verità, no, 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 non è bruttina, no, non è malaccio. Anzi, mi piace questa sopracciglia, anche se è un po' strana. Allora, ho colorato sia gli occhi, mascara. Mascara sì, lo voglio mettere, ma poi ovviamente dopo il trucco mi ristrucco, sì. E nel frattempo poi faccio qualche foto in diretta con voi dal cellulare. Tanto c'ho il tastierino, non è come quei cellulari di una volta che non mi riuscite a fare la foto perché si chiude il telefono. No, quei cellulari di una volta non li ho più, per mia fortuna. Comunque nulla. Mascara, stessa cosa, mi piace. E fa delle belle ciglia, anche se io le ho già folte di mio. Non metto matita all'interno dell'occhio perché non mi va, però un compenso non rinuncio al mascara. Stamattina la giornata chissà come sarà piuttosto. Spero che non sia ventilata perché sennò c'è da spararsi proprio. Non ho proprio voglia di subirmi una giornata di vento, anche se in realtà non credo che uscirò. Mi dovrei anche mettere a posto la stanza, cosa che non ne ho voglia, ma vabbè. E nulla, comunque, adesso mi metto un po' di mascara, stoppo perché è bene così che stoppo e poi ci vediamo dopo. Bene, mascara applicato, adesso non applico più nessun'altra cosa perché non è che me la sento più tanto. Allora, prima ero, non dico vestaglia, ma si può dire di sì, vestaglia più pigiama. Mi sono vestita più o meno tra casa e per uscire, ma non esco perché non so come sia la giornata fuori. Ho guardato e non ho guardato perché ho solo aperto casa. Perché, come voi sapete, ho la casa sì, a 3 piani, però io abito nel mezzo e nulla. Cioè, come io entro dalle scale, entro per andare in poggiolo, dal poggiolo entro per entrare in casa. Però, devo dire la verità, io come ho aperto casa, non ho guardato se la giornata fosse bella o fosse in condizioni pietosa, non lo so. Non mi sono accorta di nulla, devo dire la verità, non ho fatto caso. Comunque adesso io metto un po' di no, vabbè, musica no, non so, vabbè, vediamo dopo cosa fare. Comunque io mi sa questo video non lo so se lo edito o se lo vediamo. Magari tolgo la parte del mascara, vediamo. Già. Ho fatto così perché ho fatto una foto in modo che si veda che vorrei fare tante belle foto per sì, ci siamo capiti di miniatura, così almeno a voi vi piacciono di più, provo a farli. Comunque, ottimo, sto mascara ve lo ribadisco cos'è, che mi sta piacendo tanto quando mi sento di buon umore, come quasi sempre più o meno, siamo lì. Scandalized Rolled Rimmel Black 001, molto buono, mi piace. Allora,
Vi starete domandando se oggi io voglio usare la terra? Ebbene no, perché... O voi direte, dai, usala, casomai poi ti strucchi. Ma io direi quasi di sì, dai. Tanto ormai la cremina, questa qua, si è asciugata. Quindi va benissimo a utilizzare la crema, si sente bene la terra. Poi, dove ho messo qui? Sto cercando dove ho messo il pennellino qua ah, eccolo qua. Non trovavo il mio solito amato pennellino. Vabbè che mi sono affezionata anche a questo qui. Questo. Però questo mi piace di più, non so perché. Boh, potrei utilizzarlo di più per illuminante questo. E questo per il blush. Vabbè. Niente, adesso io vado a utilizzare la terra di Shimmer Rimmel Summer Shimmer Maxi Bronzer. Però prima cosa volevo utilizzare. Sì, non posso fare una cosa o l'altra. Prima mi serve di utilizzare la. Dove l'ho messo lì? Il correttore, che mi sta piacendo da matti pure. Non troppo dove ho messo il correttore. Che bella cosa. Ah, eccolo qua. Perché io ho talmente quelle cose lì. Cioè, talmente. Ma parlo come so, riesco a parlare, che è meglio. Allora, sì, questo è Cashmere 327 Infallibile di L'Oreal. Che cos'ho qua? Che non riesco a capire. Boh. Comunque sono piena di imperfezioni, ragazze. Non so se ve ne siete accorte, ma è così. Allora, dove ho messo qui? Sì, oggi sono piena di della stessa frase, dove ho messo, dove non ho messo, vabbè. Capitemi bene. Allora, vado a coprire queste capre e le occhiaie che non ne vogliono sapere di sparire. Sembro un panda, per dire la verità. Però è la verità, è così. No, aspettate. Cos'è sta roba? Un pelo, va. Che lo so dove si è uscita fuori. Allora, aspettate un attimo. Ogni volta mi deve sempre interrompere, lei non capisco il perché. Mi deve sempre interrompere. Boh, vabbè. Scusate se mi viene voglia di parlare gallurese, ma essendo in Gallura, ovviamente, viene automatico. Comunque, no, dove ho messo il pennello per la mia incarnazione? Strabella. Poi in un altro video farò un altro video mukbang, vediamo come verrà. Mini mukbang, che grande che sia, di spuntino, vediamo cosa ne uscirà fuori, perché sinceramente non ne ho idea. Yeah. Magari lo faccio struccato, perché ogni tot di momento, anzi, adesso non so quanto sarà, ma devo mettere le goccine degli occhi, devo stare attenta a non essere truccata, ovviamente, e vabbè. A parte quella della mia vita quotidiana. No, allora questo correttore mi ci sto trovando bene, anche se, come dicono tante, tante, quelle ragazze belle e dolcissime che, sì, lo so, sono mielosa, che ci posso fare, è così. Lo sento su YouTube, che vedo e ascolto con tanto piacere e entusiasmo, soprattutto perché, non lo so, mi stanno troppo simpatiche. Vabbè. Comunque, niente. Allora, non per andare lì a fare mingoli a voi, ma la verità, trovo simpatia in tutte quelle ragazze che seguo, a partire da Bufettina Chic, che sarebbe Alessandra, Michela. E tante altre, Fabiana Lizzi e molte altre ancora. Chi altro? De tutta la de, no, aspettate, De Russia Tati, Jessica e tante altre persone. Eleonora Manni e tutte quelle che mi piacciono morire. Adesso non per aggraziarmele, non prendetemi.
da quella parte perché non ci sto, però devo dire la verità, mi piacciono, le ascolto molto volentieri e basta così. E mi piacciono, mi fa piacere ascoltarle. Non so se direi, se vorrei dire, sono più aggraziata dalle italiane che non solo dalle americane. Non lo so, aggraziata nel senso che, aspettate, forse ho sbagliato a dirlo, ma ormai l'ho detto, che mi stanno più simpatiche le italiane più delle americane, ma vabbè, ognuno ha proprio le proprie preferenze. Non ci invidia, non facciamoci invidia l'una con l'altra. Oppure, come suol dire, non ci facciamo la guerra solo perché una piace una cosa, una youtuber, e un'altra piace un'altra ancora. Ognuna è giusto che si rispettino i gusti l'una dell'altra. Un utente deve rispettare un altro utente, tipo, a voi mi piace, non lo so. O Clio, o che ne so, Sherry Pandemonium, Carlotta, o che ne so, tante altre YouTuber, Favij, o che ne so, altre. Io direi perché no, ognuno ha il proprio gusto e preferenza. A voi vi piace, che ne so, come si chiamava quell'altro YouTuber che ogni tanto mi viene a seguire? Andrea Galeazzi? Va benissimo. Non è nulla di male, anzi, più siamo a seguire. Oh, io mi stavo cadendo la terra che mi piaceva morire. Spero di non farla mai cadere, perché sennò non... mamma mia, mi metto a piangere. Mi cade la terra. Vabbè, comunque, sì, ragazzi, mi sta piacendo tutto questo YouTuber che seguo. Sì, c'era il Pandemonio, mi piace, anzi, anche Sofia Viscardi. Sofia Viscardi è molto brava. Poi chi altro c'è? Gloria Fair e tutte quelle che mi piacciono a me. Che altro voglio dire? Altro che mi piacciono? Oddio, mi sto facendo l'umpa lumpa, ma non mi interessa perché non voglio essere troppo, come dire, non voglio che poi. Sì, insomma, non vorrei che fossi troppo pallida. Ecco fatto. Comunque un po' di colore troppo me l'ho dato, ma non mi importa, ne ammazza. Questa terra è fantastica, compratela se vi piace, perché mi piace morire. Non sta manco nel palmo della mia mano, tanto che è grossa. Comunque, questo ve l'ho detto, che me l'ho applicato. Sì, vedete che bello, è bellissimo. Grazie Lilla, grazie Fabio, grazie Fabiano. Allora, niente ragazze, io vi ho detto già tutto, non ho usato il piegaciglia perché non mi è sembrato opportuno se va utilizzato, perché altrimenti le ciglia rimangono così come sono, ma non ho fatto effetto ciglia ragno perché non è bello, anche perché non mi sa poco ragazze, comunque, cosa devo dirvi? Sì, adesso ho giusto i capelli perché non sono da vedere come sono. E nel frattempo vi racconto un po' di cosine, perché già vi ho raccontato ben poco, anche perché sono già a qualche minuto in più di video, ma non importa, basta che me lo guardate tutto, altrimenti va bene così. Che allora sto mettendo un po' di olio, non so se si vede, sì. Oddio mio, cosa sembra? Allora, poi vi faccio vedere anche gli outfit se c'è ancora spazio sul telefono. Sì, penso di sì. Ieri mi sono guardata a quello tipo YouTuber, come dicevo, mi sono guardata Tiziana in Germania. Mi piace molto come conduce i suoi video, ovvero come li struttura i suoi video, come li dirige. È bello molto il suo canale. Iscrivetevi anche al suo canale, anche se non so se metterò il link, ma forse sì, Tiziana in Germania. Mi guardo anche molto la Steffi Knife dal passato, se non mi ricordo come è il suo nickname. Perdonami Steffi, ma hai cambiato nome di tua cosa, di tua spontanea volontà. Non, vabbè, non fa niente, mi piace lo stesso, però non mi ricordo il nome del tuo giusto, il tuo vero nome giusto del tuo canale. Aiuto, scusami, gioco di parole. Poi seguite molto anche Fabio Perfetti e Scarlett81, Francesca
Women Chic, anche Cuba Libre. Ieri comunque mi sto guardando Montalbano, un po' di Montalbano perché io non è che guardo solo YouTube, mi guardo anche Montalbano. Non vi faccio spoiler perché non mi ricordo tutto bene. Voi direte, ma che cavolo, che senso ha? Che non ci racconti un po' di spoiler di Montalbano, perché sinceramente se uno vuole se lo può rivedere anche in streaming su Rai Player, se non mi ricordo, e poi perché non è bello che vi faccio spoiler, è vero, forse sarà bravo Andrea, che non mi ricordo, ragazzo di Red Princess, ovvero Sara, che fa delle bellissime recensioni. Ma è anche molto brava. Oddio, questa voce non so da fare. Vabbè, non so da esprimersi. Nel senso che non riesco più a parlare, tanto con la voce che sembra non so cosa, rauca. E vi stavo dicendo che sì, Sara è bravissimissima a recensire certi. Cioè, no, certi che sto a recensire i film, le serie TV e così via. E anche forse le so, forse è brava a recensire, però io direi che mi piace anche molto come recensisce le serie TV di Netflix. Sarebbe brava, io la vedo molto brava, la vedrei anzi brava se lei lo vuole fare, insomma, non è obbligata, a recensire i film retroscena e colpi di scena di Andrea Camilleri, ovvero le serie di Montalbano. Montalbano sono, sì, o anche Un passo dal cielo. Mi piacerebbe molto se ascoltarla all'azione di questi film che lei fa, che loro fanno, scusate, questi attori, perché è veramente molto brava lei. Poi nulla, ragazze, il resto è tutto qui, quello volevo dirvi. Scusate un po' per, non perché mi sentite giù, non sono giù oggi, per l'amor di Dio, però nulla, quando parlo troppo senza, ahimè, parlare tutto d'un fiato, eccomi qua che mi si fa una voce un po', mi sembro scazzata, ma non è così, giuro. Lo ripeterò fino alla nausea, ma non sono scazzata, ragazzi, perdonatemi. È così, già, è nulla. Adesso io provo a fare il letto, se mi riesce a sistemare un po' tutto, ci vediamo dopo, se ci riesco, non lo so. Vediamo cosa mi dice la memoria. Intendevo la memoria del telefono. Allora, adesso sistemo il mio letto che non si vedrà la mazza, ma di più di così non posso fare. E vabbè, non so come mettervi perché non ho altri venti, quindi comunque apprezzate lo sforzo almeno. Allora, ora mi metto a sistemare il mio letto anche senza musica né niente, ma perché qualcuno mi ha detto, non so adesso, non ricordo l'utente, mi avrebbe detto di non mettere musica né troppo alta o addirittura di non mettere proprio. Provo a fare un simile ASMR, anche se a volte ad alcuni so che non piace, pazienza. Allora, adesso metto a posto qui, perché è un disastro sto letto. E poi lo faccio un po' come si dice qua in Sardegna, a gnattino questo letto, che vuol dire alla cioè a casaccio, però almeno lo faccio, perché non posso dormire in un letto che è stra caotico di quanto è messo male. Quindi lo metto a posto. Allora, come è messo, non si ha nessuno, come è messo, tendenzuola mi dà un fastidio, non sono messe male, anche il pigiama lo metto a posto, che sarà meglio così. Io ho visto alcuni video di Vincenzo Randazzo, troppo brava, Vinci. Troppo bella. Il canale suo. Ma anche lei è una brava e bella donna. Vinci Randazzo. Non so se voi conoscete Vincenzo Randazzo, ma che la conosce?
perché oramai ho quasi superato, se non erro, le 1.000 iscritte, non mi ricordo, ma mi pare di sì. E certo. Allora, io ho quasi sistemato il letto, ho mandato un po' avanti, altrimenti veramente non registrava più. E quindi ho voluto mandare un po' avanti la situazione del mio letto. Ok. Adesso sistemo anche la mia travestaglia perché mi sono in un modo che è bruttissimo da vedere. E sistemo anche un po'. Sta registrando ancora, sì, ok. Mi sono salvata allora dalla troppa cosa, dal troppo ingombro della registrazione. Ce la posso fare volendo, sì. Allora, quindi ho tutte le mie belle maglie, ragazze mie e ragazzi miei. E poi le sistemo qua su come si chiama? Sul letto, anche se siamo tutta la coperta, quella copertina lì. Ok, poi. E no, ma dove l'ho messo l'altro? Boh, vabbè, non lo so. Allora, qua. Allora. Questa maglia qui la devo sistemare, la devo mettere a posto perché ancora è pulita. Quindi figuriamoci un po'. Questo è da mettere, dici se no, da mettere a suo posto, perché non si fa niente qua. Sta ancora registrando, sì. Se la metto a suo posto, torno subito. Allora, rieccomi. Dunque, ho sistemato tutto il mio lettino, con il lettone più che altro. E ho messo quelle robe lì che vedete, le ho messe sistemate così, come ho potuto, a casaccio, ma non sono più tanto a casaccio perché sono da una parte del mio letto, bello più o meno ordinate. E nulla, qui ho messo la vestaglia da questa parte. Aspettate un attimo, che anche di più voglio fare una foto di ciò che sto facendo. Ecco qua, non so cosa poi. Ok, anche di qui. Vabbè, qui appunto vi dicevo, ho sistemato il mio letto e qui ho fatto una bella foto. Per farvi capire che almeno così nel contenuto si capisce cosa sto facendo e cosa sto dicendo, e così almeno YouTube non travisa, perché ho capito che mi sa che YouTube travisa un po' quello che io non riesco a dire, oppure che dico o che dico così a casaccio. Niente, allora qua vedete che sono ancora in alto mare perché devo sistemare le mie cosine, ovvero i miei trucchi. Le devo rimettere in ordine, quindi vabbè, dettagli e nulla. Allora, qua un'altra foto, ok. Qui ho notato di avere altri campioncini, non so bene quando riuscirò a smaltirli, ma ci sto provando. Vedete? Cioè, sono questi qua, questi da sta parte. Ah, io ho fatto spese da Punto Simpli, ma nel frattempo sono stata anche da Saponi Profumi e mi ho preso ben due scorte di. Sì, due scorte, due pacchetti, riuscirò a parlare. Antistress della Cotoneve. Scusate, ma qui è allucinante. Poi questa piume, 40 dischetti maxi. All'argan, molto buoni, sì, molto buoni, bisogna vedere, ma sicuramente saranno buoni senz'altro. E sono questi qua, vedete? Ok, sì, vabbè, vedete spiccioli che ho accumulato a mia nonna, vabbè. Allora, questo non ci fa niente, era del mio labbro, ma glielo butto. E niente. Comunque, ora vi faccio vedere l'outfit se ci riesco, perché sinceramente non lo so cosa riuscirò a farvi vedere. Allora, prendo il mio, come dire,
Bastone del selfie, aspettate un secondo. Eccomi, allora, questo è un outfit non solo per stare in casa, ma anche per uscire, vedete? Solo che dovrei togliere vabbè, le pantofole, che non c'entro mozza, perché non riesco mica in pantofole, anche no. Sarebbe ridicolo, cioè, sarebbe da pazzi, anche no. Comunque, questo, vabbè, non fate caso, questa qui è la maglia da. Era finita la memoria, ragazzi, quindi vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e noi ci si becca al prossimo video. Ciao, un bacio.